L'obiettivo è quello di creare una nuova forza politica che unisca tutto quello che rappresenta la sinistra, in questo caso SEL, gli ambientalisti e anche insomma altri partiti. In questa occasione ci sono spazi per la riflessione, per quelli che sono stati i governi e per l'andamento. Qual è il quadro? Qui si tratta di costruire un campo molto largo che unisca anche chi come me e tanti altri viene da un'esperienza nel PD, nel centrosinistra, nell'Ulivo. Oggi ci sono tantissimi elettori che sono privi di una casa politica per gli errori della sinistra e poi per la mutazione genetica che Renzi ha impresso al Partito Democratico. Sinistra Italiana vuole essere il progetto che sulla base di idee chiare e anche di una cultura politica solida e autonoma restituisce voce al mondo del lavoro, restituisce voce al ceto medio impoverito, restituisce voce a quelli a cui la privatizzazione della sanità, piuttosto che i tagli alla scuola, piuttosto che lo smantellamento del welfare, rischiano di essere sospinti ai margini della società. Quando ci sarà la certezza della nascita del nuovo partito? Ma il congresso fondativo ci sarà a dicembre, dopo il referendum costituzionale, che per noi sarà un momento in cui credo tante altre forze si metteranno in moto nella società italiana per dire sì alla Costituzione, sì alla partecipazione democratica e no alla degenerazione privatistica e sempre più verticistica di questo governo.